la stampa, i giornalisti, i nuovi sacerdoti della comunicazione. Hanno scritto di te in modo così spregevole. Sono soltanto uno dei tanti nella loro lista, perché no? Perché l'hanno pubblicato? Perché è una notizia tossica, una notizia denigratoria. Sembra che ce l'abbiano con te. Perché non ti sembra sia così? Perché dovrebbero. È la natura umana. Cosa? Diventare cattivi quando si ha paura. È saggezza questa? Credo di sì. Perché Richard vuole parlarti? Beh, immagino... Amore, immagino si tratti di... degli aspetti legali di tutta la faccenda. Che riguardano una dichiarazione. Quale dichiarazione? Non lo so, quali sono questi aspetti legali? Ma l'hai letto? È per quello che hai scritto. Ma io non l'ho mai scritto. Non hai mai scritto quello che hanno detto? Ma certo che no. Quali sono le implicazioni e le conseguenze del conflitto fra l'esercizio della libertà di stampa e il possibile abuso da parte di coloro che fanno comunicazione nella nostra società? E questo è il dilemma morale che presenta il penitente nuovissimo testo per il teatro del premio Pulitzer David Mamet, tradotto, interpretato e diretto da Luca Barbareschi. L'attore ha calcato assieme a Lunetta Savino il palco del Comunale di Atri, tutto esaurito per lo spettacolo. Che tipo di impegno è stato analizzare e studiare un autore come Mamet? Enorme, è un testo molto, per usare un termine ebraico, visto che raccontiamo di un autore ebreo, di un traduttore ebreo, di un attore ebreo, di un testo. È un testo molto talmudico, ogni parola va studiata, va calibrata, perché Mamet scrive sempre contemporaneamente due testi, le parole che leggi e il sottotesto. In questo caso il sottotesto è fondamentale. Che rapporto ha con l'Abruzzo, visto che ha devoluto gli incassi dei primi due spettacoli ai terremotati? Beh, sono molto orgoglioso, uno, di averlo fatto, perché molti politici, anche che hanno tolto soldi all'Eliseo dicendo che li davano ai terremotati, e i terremotati non sono mai arrivati, per cui mi piacerebbe ricordare, che gli abruzzesi ricordassero a quella senatrice, vicepresidente del Senato, che ha detto non do i soldi all'Eliseo perché li do ai terremotati, se li sono messi in qualche altro capitolo di spesa, perché in Abruzzo non sono mai arrivati. Io nel mio piccolo, due incassi dell'Eliseo sono arrivati qui, li abbiamo dati, è un rapporto che io ho effettivamente, perché Lalli Persiani era una persona che lavorava con me, un abruzzese, e mi ha fatto imparare ad amare l'Abruzzo quando me lo raccontava, quando me lo faceva vedere, quando sono venuto tante volte all'Aquila, a Teramo, in tante occasioni di spettacolo.